portato via soldi e gioielli all'anziana che assisteva, sorpresa in flagranza dai carabinieri. È successo a Novodossola. Riparte la scuola con l'obbligo del Green Pass per il personale, il sindacato casi isolati nel BCO. Denuncia del gruppo Omegna si cambia, nessun progetto per il rifacimento degli spogliatoi del campo di Bagnetta. Lutto nel Cusio, si è spento oggi all'età di 78 anni Don Rino Geddo, parroco di Brolo e Nonio, venerdì funerali. A Cavandone anche quest'anno successo di pubblico per la rassegna Il Paese dei Narratori. La collina dello sport di Villadossola ospita sabato una tappa del campionato regionale giovanile di corsa in montagna. Ben ritrovati con l'informazione di BCO Notizie. In apertura di giornale vi raccontiamo quanto successo nella giornata di ieri a Domodossola, dove una badante di nazionalità italiana è stata arrestata. Ha rubato alcuni gioielli e soldi all'anziana che custodiva, si è giustificata dicendo che è per bisogno. Ha rubato soldi e gioielli all'anziana non vedente che assisteva come badante. La donna italiana arrestata in flagranza ieri dai carabinieri di Domodossola è stata denunciata a piede libero anche per altri 3 episodi. Avrebbe commesso il primo furto già il primo giorno di lavoro. L'anziana donna, che è non vedente, però se ne è resa conto e ha sporto denuncia. Ieri la badante ha forzato la porta della camera da letto dell'anziana e ha preso da una busta che si trovava in un armadio 2 paia di orecchini, 2 catenine, 3 anelli e un ciondolo, oltre a 2.500 euro in contanti. I militari l'hanno sorpresa in flagranza mentre si allontanava con la refurtiva. Ha ammesso di aver compiuto il furto dicendo di aver agito per necessità economiche. Gli altri furti contestati a piede libero sarebbero stati confermati anche dai Comprooro, dove la badante si era presentata per rivendere la refurtiva. Per lei è scattato l'arresto per furto con le aggravanti di aver commesso violenza sulle cose, di aver approfittato dell'anzianità della signora, che per la cecità non poteva certo difendersi, e per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. Oggi è comparsa davanti al giudice per la convalida dell'arresto. Il giudice ha accolto la richiesta del PM Anna Maria Rossi dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di scuola, perché al rientro in classe degli studenti mancano oramai pochi giorni, poco meno di 2 settimane. Quest'anno per il mondo della scuola c'è una prescrizione in più, stiamo parlando del Green Pass limitato al personale che opera negli ambienti scolastici. Oggi a livello nazionale i Novax hanno promosso una manifestazione in diverse città d'Italia che per la verità non ha avuto molto successo, nello specifico in Piemonte a Torino. C'è stato un sit-in per chi dice no al vaccino e al pass. A livello locale c'è chi è contrario alla materia, ma la situazione, secondo fonti sindacali, che poi sono coloro che fanno da raccordo fra il mondo scolastico e i dirigenti, la situazione è sotto controllo. Con gli esami di riparazione e i primi collegi docenti, anche nel Verbano Cusio-Ostola è ripartito un nuovo anno scolastico con un problema in più questa volta, quello dell'obbligo del Green Pass per il personale che opera all'interno di questo mondo. Al pass l'alternativa è il tampone. A dispetto di quanto successo, per esempio, in mattinata a Torino, dove oggi è andato in scena un sit-in dei Novax, nel BCO si è trattato di qualche presa di posizione limitata ad alcune realtà scolastiche della provincia, per esempio nell'Alto Verbano, ma anche a Domodossola. Nessuna protesta, si tratta di pochi casi isolati che hanno manifestato la loro contrarietà al vaccino, all'obbligo del pass, ma tutti presenti in classe con l'obbligo di rispettare le prescrizioni, chiarisce Antonella Cabassa, che per la CISL Piemonte Orientale segue la materia a livello locale. La sindacalista cita anche il caso di una collaboratrice scolastica che ha scelto il sussidio di disoccupazione a fronte del vaccino tampone. Spiace perché si perde un'occasione sul piano occupazionale, il commento di Cabassa. Per avere però un quadro più aggiornato possibile della situazione si dovrà attendere la prossima settimana, quando si sarà completato il quadro delle nomine dei docenti, che almeno per quest'anno sembra avvenire senza particolari problemi. Entro i prossimi giorni l'algoritmo avrà assegnato alle cattedre, dice fiducioso Luigi Colecchia del comparto scuola CGL Novara VCO. Poi ci sono i problemi di sempre, la mancanza di personale, ATA soprattutto, dunque amministrativi, tecnici e ausiliari. Il problema, conclude Colecchia, è più sentito nelle scuole dell'obbligo, dove esistono istituti comprensivi dislocati su più plessi e che richiedono più personale da impiegare.
E allora il Green Pass è una novità portata dalla pandemia e vi diciamo subito che risale il numero dei ricoverati in Piemonte proprio per parlare di Covid, 3 in più rispetto a ieri in terapia intensiva dove il totale dei ricoverati è ora salito a quota 17, negli altri reparti più 10 per un totale di 163 casi. I nuovi contagi a livello regionale sono stati 259 con un tasso dell'1,2% di positivi rispetto ai 21.409 tamponi diagnosticati e processati. Oggi non è stato registrato alcun decesso in Piemonte, nuovi guariti sono stati invece 296, le persone in isolamento domiciliare sfiorano quota 3.400. Questi sono i dati diffusi oggi dall'unità di crisi della Regione Piemonte. E ora invece parliamo di vita amministrativa che ci porta a Meina, dove nel pomeriggio di ieri si è riunito il Consiglio Comunale. Vi abbiamo già riferito nelle passate edizioni del giornale dello scontro tra maggioranza e opposizione, o meglio tra il sindaco e la minoranza. Si è parlato proprio dei lavori sul lungolago nel Consiglio di ieri. C'era molta attesa a Meina per la seduta di Consiglio Comunale di ieri, martedì 31 agosto. All'ordine del giorno la mozione sul lungolago e 6 interpellanze dei consiglieri di minoranza Filippo Borroni, Paolo Cumbo e Pietro Riboni. L'attacco principale è stato sui lavori del nuovissimo lungolago aperto ai fruitori poco prima del Ferragosto. Ha premesso il sindaco Fabrizio Barbieri: le opere non sono terminate, accogliamo le indicazioni positive e miglioreremo ciò che può essere reso più gradevole e accessibile, come lo scivolo per i disabili. Del lungolago non si è fatto nulla da decenni. Grazie a Maurizio Cotti Piccinelli e a Sandro Anedda per le indicazioni, perché loro due hanno dato la spinta e il coraggio di respingere il palazzo progettato dall'architetto milanese Gae Aulenti, deceduta qualche anno fa. Al posto di un palazzo di 5 piani abbiamo realizzato questo lungolago, fruibile in tutta la sua dimensione. Il verde e gli alberi sono da poco posati, quando saranno rigogliosi risplenderanno in tutta la loro bellezza. Borroni ha parlato di scempio, di vilipendio al monumento ai caduti, rafforzando il suo discorso con toni poco consoni ad un consiglio comunale. Anche Pietro Riboni, seppur dai banchi della minoranza, ha esaltato quando Cotti e Anedda hanno fatto nel passato per evitare la cementificazione con un condominio che sarebbe stato poco consono all'ambiente lacustre, che si affaccia sullo splendido panorama del castello di Angera, della Rocca di Arona e del Basso Verbano. Poi si è parlato del centro nautico Le Vigne, in fase di realizzazione prima della spiaggia dei Galli. Nessuna vendita inopportuna della spiaggia, ha assicurato Barbieri. Quindi la discussione delle altre interpellanze che hanno chiuso la seduta. Ora invece ci spostiamo a Domodossola per parlare di che cosa? Delle imminenti elezioni. Il capoluogo solano infatti è uno dei comuni che a livello locale, non solo a livello italiano, è chiamato il prossimo 3-4 di ottobre al rinnovo amministrativo. Sabato prossimo alle 12 scadranno i termini per presentare le liste. Sapete che i contendenti alla poltrona di sindaco sono diversi, tra questi c'è anche Maria Elena Gandolfi che si candida per il centrodestra, correrà ovviamente con l'appoggio di questa coalizione e della sua lista che è collegata alla Lega. A Domodossola la campagna elettorale entra nel vivo con la presentazione dei candidati alla poltrona di consigliere comunale. La Lega Domese è stata la prima forza politica a presentare ufficialmente la squadra che correrà a sostegno di Maria Elena Gandolfi, sindaco, un gruppo di persone motivate, dinamiche, che portano in dote alla città di Domodossola competenze ed esperienze differenti, ha spiegato Gandolfi presentando i suoi candidati. Il più giovane è Stefano Cassani, 26 anni, coordinatore provinciale dei giovani leghisti del VCO. Il più âgé è Mauro Mirandoli con i suoi 64 anni. In lista ci sono tanti volti nuovi alla vita amministrativa cittadina, con qualche eccezione. Riccardo Galvani, il sindaco vicario che sostituì negli anni addietro Michele Marinello, passato in consiglio regionale. E poi Simona Righetti, già candidata alle amministrative domesi di 5 anni fa e che ha ricoperto la carica di assessore allo sport nella vicina Crevola d'Ossola. Poi ci sono Cristina Bernocchi, Manuele Dallava, Roberta Drutto, Veronica Fontana, Mattia Frau, Carlo Luxo, Orazio Minacci,
Carol Pelganta, Stefano Pelfini, Massimo Raffetti, Katia Ravezzani e Paolo Terruggia, che completano così il parterre elettorale in casa leghista. Variegata la provenienza professionale dei candidati, impiegati per la maggior parte, ma c'è anche qualche architetto, una guardia giurata, un assicuratore, un imprenditore e un albergatore. Alla presentazione dell'altro giorno anche il commissario provinciale del partito, Alberto Peioni, e con lui per l'occasione il ministro del turismo, Massimo Garavaglia. Ed ora parliamo di sanità, perché ci sono buone notizie per quella cusiana. È tornata infatti la medicalizzata del 118 all'esterno del punto di primo soccorso dell'ospedale Madonna del Popolo. Sarà presente H24 in via Bariselli a Crusinallo, come richiesto dal sindaco Marchioni con una missiva a metà luglio. Avevo scritto all'assessore alla sanità Luigi Cardi chiedendo che fosse confermato il servizio a partire dal primo settembre, così puntualmente è stato. Il servizio a luglio e agosto è sempre stato parziale per le ferie e poi per i riposi dei medici. Ora, rientro delle vacanze, torna tutto come prima, la sottolineatura del primo cittadino. E rimaniamo a Domenia per parlare delle polemiche sollevate nella giornata odierna dal gruppo consigliare di minoranza Omenia si cambia. Che cosa dice Lucia Camera? Che sostanzialmente le promesse dell'assessore sono state disattese per quanto riguarda i lavori agli spogliatoi di Bagnella. In effetti era stato annunciato che oggi ci sarebbe stata l'inaugurazione. I lavori non sono mai cominciati. La struttura del campo sportivo di Bagnella, struttura comunale gestita dalla società sportiva ASD Dinamo Bagnella, accoglie numerosi atleti dalla prima squadra fino ai bambini piccoli e si è sempre distinta nell'era pre-Covid per l'organizzazione di numerosi tornei. La società nel passare degli anni ha apportato alla struttura delle migliorie piccole e medie, ma di sicuro non avrebbe potuto farsi carico della sostituzione degli spogliatoi. Spogliatoi che sono vecchi, sono inefficienti e a questo punto anche poco sicuri. Per questo motivo la società si era indirizzata al nostro assessore allo sport e al bilancio, Perrone, il quale si era detto disposto ad effettuare l'intervento. L'aveva detto in diverse sedi, davanti a parecchie persone, e l'aveva detto anche in consiglio comunale quando ha confermato di aver messo a bilancio l'importo necessario per questo intervento. È passato un po' di tempo, è venuto il Covid. Quest'estate, in assenza di ulteriori riscontri, la società mi ha chiesto di fare una verifica che io ho puntualmente fatto presso l'ufficio tecnico. E allo stato dei fatti non ho trovato nessun fatto, perché non c'è nessun progetto e non c'è neanche più il finanziamento in bilancio. A questo punto io vorrei chiedere all'assessore se secondo lui questo è il modo di porsi nei confronti di una comunità sportiva che si è affidata a lui e si è fidata delle sue parole e delle sue promesse, a questo punto largamente disattese. Qual è la sua onestà intellettuale nell'aver detto delle cose non vere sapendo che non erano vere? Secondo me questa è la politica che fa stancare i cittadini, perché li delude e li rende scettici. Secondo l'assessore, il giorno della consegna degli spogliatoi a Bagnella sarebbe stato il 1° settembre 2021. Sì, oggi. Peccato che non ci sia proprio niente. Seguiremo questa vicenda. Ora invece parliamo del lutto che ha colpito il Cusio, perché si è spento questa mattina nella casa parrocchiale di Brolo Don Rino Geddo, guida religiosa dal 2014 delle comunità di Brolo e di Nonio. Aveva 78 anni, era nato a Trecate ed era stato ordinato prete a Novara il 22 giugno del 1968. Ha iniziato il suo ministero sacerdotale proprio nel capoluogo gaudenziano e qui è rimasto fino al 69. Nel 72
è stato inviato nel Verbano e dunque è stato parroco prima di Intragna, poi di Be e dal 1994 al 2003 è stato amministratore parrocchiale di Arizzano. Dal 2014 era dunque parroco nel Cusio, Anonio e Brolo. Sarà il vescovo Monsignor Franco Giulio Brambilla a presiedere la cerimonia funebre che si terrà venerdì prossimo alle 15 all'aperto nella piazza davanti alla chiesa parrocchiale di Nonio per permettere alla comunità di prendervi parte. Don Rino poi sarà sepolto a Be, il suo paese natale. Qui sabato mattina alle 10.30 si svolgerà infatti una seconda funzione religiosa. Chiudiamo questo capitolo per parlare degli eventi che hanno caratterizzato questa estate, o meglio degli appuntamenti culturali. Un'altra stagione della rassegna Il Paese dei Narratori è andata in soffitta, come sempre il borgo di Cavandone a Verbania l'ha ospitato e, come testimoniano le immagini di Massimo Bonini, la rassegna è stato ancora un successo. Il Festival di Teatro Il Paese dei Narratori di Cavandone Verbania ha festeggiato la sua 29esima edizione il 27, 28 e 29 agosto. Sino al 2019 la manifestazione era distribuita in più spazi dell'antico borgo. Dallo scorso anno, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, gli eventi sono stati programmati in un unico luogo, l'area esterna di Casa Mondino a fianco della parrocchiale e del Tasso Secolare. Location dalla quale si ammira tutto il Golfo Borromeo, le isole e le catene montuose che circondano il lago. 5. Gli spettacoli in cartellone, distribuiti in 3 giornate. Ottima affluenza di pubblico, seppur limitato dall'emergenza Covid. La manifestazione è sostenuta dal Comune di Verbania, dalla Fondazione Comunitaria del VCO e gestita dall'Associazione Lampi sul Teatro. Venerdì 27 agosto il festival è stato aperto da un artista che ha segnato la storia di questi 29 anni della kermesse, Arianna Scommegna. Attrice teatrale e cinematografica, tra le più importanti interpreti del teatro italiano, Scommegna è stata più volte ospite del Paese dei Narratori, dimostrando il suo affetto e amicizia per il festival. Con Giulia Bertasi alla fisarmonica ha proposto Un albero di 30 piani, reading di letture e canzoni sul tema della natura. Poesie, racconti, canti e riflessioni che invitano a prendersi cura della natura, della madre terra, degli alberi. Ilaria Longo, con Fuori dagli schermi, ha guidato il pubblico in un viaggio alla scoperta di ciò che si cela dietro ad un semplice telefono. Uno spettacolo che ha fatto sorridere, mostrando le ambiguità del nostro amico digitale, presente ad ogni ora e sempre pronto ad aiutarci. Ma qual è il prezzo da pagare? Forse tutto questo accade a discapito della vita reale. Sabato 28 agosto lo spettacolo d'apertura ha visto in scena Carla Carucci in Ancora una e poi spengo. Lo spettacolo affronta uno dei grandi mali del nuovo millennio, la dipendenza da serie TV. La protagonista, sola in scena, mette a nudo la propria ossessione seriale in un'escalation comica in cui confonde realtà e finzione. È stata poi la volta di Come la roccia, l'acqua, la neve, di e con Gabriele Genovese, rivelazione della manifestazione. Nello spettacolo, seguito con grande attenzione e coinvolgimento, si racconta la storia di due donne, un'albanese e una pugliese, due donne forti come la roccia, capaci di abbattere gli ostacoli come l'acqua e di cambiare stato come fa la neve. Nelle loro vicende il mistero del femminile e del maschile sono messi in rapporto con quella maglia di regole sociali che stringe gli individui nello stretto confine dato dallo sguardo degli altri. Felice si è rivelata la proposta di domenica mattina 29 agosto con un appuntamento alle ore 11. In scena Federica Molteni. Dal 2016 l'attrice porta in giro per l'Italia lo spettacolo Bartali, eroe silenzioso, che ha all'attivo più di 200 repliche con oltre 30.000 spettatori. Nel prossimo servizio invece parliamo di un gioco ambientato nel Cusio e che mira a far riscoprire la bontà dei giochi a scapito dei videogiochi. Si chiama Lacrime di Stelle ed è un gioco di ruolo completamente made in Cusio, ambientato nel VCO, in particolare sul Lago d'Orta, che presto si spera possa diventare da sogno realtà. Certo, un gioco di ruolo è un gioco dove i personaggi siete voi, siete i protagonisti e potete vivere delle avventure. E quello che abbiamo pensato è di farle vivere in un medioevo fantasy del Lago d'Orta, un luogo bellissimo, pieno di natura, di magia, di spiriti, di draghi.
Tra l'altro, nella città di Gianni Rodari non poteva non esserci un gioco di ruolo, soprattutto pensato per i bambini, per stimolare la socialità e per allontanarli magari per qualche ora dai videogiochi. Assolutamente, il gioco di ruolo stimola l'empatia, lo stare assieme, perché soltanto confrontandosi, parlandosi insieme, si può giocare e divertirsi. È un gioco dove non si vince, ma si ha successo, che è quello che poi serve davvero. Quali saranno i protagonisti di questo gioco di ruolo? I protagonisti saranno i bambini che, interpretando guerrieri, maghi, arcieri, elfi, insomma, tutto il campionario fantasy, ma proprio focalizzato qui. Tra l'altro adesso ci sarà a settembre la Kickstarter, di che cosa si tratta? Faremo un Kickstarter a settembre, ossia una raccolta fondi per chiedere a tutti quelli che vogliono questo prodotto di supportarci, e lo avranno in anteprima. Il prodotto Lacrime di Stelle poi sarà disponibile da giugno del 2022. Insomma, non resta che giocare magari con i propri figli. Assolutamente, giocando con i propri figli, con i propri amici, nipoti, insomma, quello che noi facciamo come genitori di ruolo è proprio promuovere il gioco di ruolo come elemento di socialità. Ed ora invece parliamo di un evento sportivo che ogni anno si rinnova nel Basso Lago. Stiamo parlando della traversata che unisce Angera ad Arona, evento promosso ogni anno dalla Proloco aronese. Ma direi un ennesimo successo. L'obiettivo che avevamo dettato dalle condizioni che ci sono ancora, di arrivare ad avere 500 nuotatori in acqua, è stato raggiunto, e quello che fa più piacere è che tutto si è svolto nell'estrema sicurezza. Sicuramente un grosso aiuto ce l'ha dato il tempo, nel senso che era una giornata stupenda. Colgo l'occasione per ringraziare dall'amministrazione comunale, che ci è sempre vicino in ogni evento, agli amici del Lago Circolo di Lega Ambiente che collaborano con noi dall'inizio per questa manifestazione, a tutti i volontari e poi sicuramente a tutti i partecipanti che, come ogni anno, vengono, si divertono, nuotano in uno scenario ambientale bellissimo e poi ci gratificano con dei complimenti che sono veramente graditi. Questo, diciamo, è l'opportunità per pensare già all'edizione 2022. Sì, la traversata 2022 sarà la 29esima edizione, è la manifestazione che è nata quando è nata la Proloco. Abbiamo un sogno nel cassetto da qualche anno, che negli ultimi 2 anni per le note vicende non abbiamo potuto sviluppare. Non è detto che un altro anno, nel 2022, ci sarà un'importante novità. Tutto questo, diciamo, in previsione anche delle prossime manifestazioni che la Proloco organizzerà ad Arona. Sì, la Proloco, come sapete, si è insediato un nuovo consiglio, le manifestazioni calendarizzate verranno sicuramente svolte. Adesso ci concentreremo sulle manifestazioni del Natale, quindi già nel prossimo consiglio incominceremo a parlare di tutto ciò che è Natale, perché è un grosso progetto che condividiamo con l'amministrazione comunale per quanto riguarda le luminarie, i mercatini e magari anche qualche altro evento, sia per la città che per i numerosi visitatori che ogni anno vengono a trovarci. Ora siamo allo sport. Sabato pomeriggio la collina dello sport di Villa d'Ossola ospita l'ultima prova del campionato regionale di corsa in montagna giovanile, l'unica prova FIDAL nel VCO. Sabato pomeriggio presso la collina dello sport di Villa d'Ossola si disputerà l'ultima prova del campionato regionale di corsa in montagna per le categorie giovanili. L'ultima prova, perché le altre tre sono state, questa è a staffetta, le altre tre erano individuali e sono state disputate a Melle, Pomaretto ed Asti. Questa è la prova più importante, perché se chi non partecipa alla gara staffetta esce dalla classifica di società. Si prevedono società da Cuneo, Asti, Alessandria, Torino, parecchi hanno già anche telefonato, e questo mi fa molto piacere, perché è tutto l'anno che noi ci spostiamo ed è l'unica prova che viene svolta a FIDAL nella provincia di Verbania, e quindi ci terrei anche che la gente, anche le società di qua partecipassero, numerose, visto che sono 2 anni che non corriamo. Le categorie partono dai più piccoli, dai 6 anni fino ai 17 anni, che sono gli allievi. Un'altra particolarità è che le categorie dei esordienti
e i ragazzi sono 2 anni che non corrono praticamente. E partiamo proprio qua, anche perché adesso con Green Pass c'è pochettino più di libertà. E poi ci sono a seguire le categorie dei cadetti e degli allievi, che sono poi quelli che proseguiranno, poi l'anno che viene cambiano categoria. Caratteristica che la gara praticamente si svolge tutta alla collinetta. Esatto. Una caratteristica è che mi sembra che c'è solo un precedente in Lombardia, che è stato fatto una gara di corsa in montagna su un'ex discarica. E abbiamo già fatto 3 anni fa qua, e chi ha partecipato, già un campionato regionale individuale, chi ha partecipato l'ha ritenuto molto duro, perché percorso sì, siamo riusciti a tirare fuori 100 metri di dislivello, creando vari noi, varie salite, anche simulando delle scalinate e queste cose qui. È molto, muscolarmente, molto impegnativo, perché sono salite corte, però sono tante e sono molto con dislivelli molto alti. Ora una notizia di bocce: il giovanissimo duo formato da Natalia Combi e Roberto Mazzolini della Bocciofila Possaccio in trasferta a Como ha vinto il quinto trofeo Bocciofila Ottaga. La coppia di campioni italiani ha sbaragliato gli avversari ed ha posto un altro sigillo importante in questa stagione che vede sempre più entrambi protagonisti e portabandiera dei giovani atleti bocciofili del Piemonte e soprattutto del VCA. È tutto, io mi fermo qui, grazie e buon proseguimento. Thank you.